perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Insurgents Randomizer Nuzlocke. Non chiedetemi cosa abbiamo fatto lo scorso episodio, so solo che dobbiamo andare avanti, quindi direi di muoverci, lasciate un mi piace, forza, 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 oggi dobbiamo fare le cose veloci. Allora, innanzitutto dobbiamo ripulire quest'acqua di merda ragazzi, no, a parte gli scherzi, lasciate un bel mi piace, commentate, rispondete alla domanda del giorno, vogliatemi bene, rispondete alla domanda del giorno, lasciate mi piace, Seed Flare. È giusto, ok, perfetto. Allora ragazzi, in pratica eravamo qui, vi giuro che non mi ricordo per quale motivo ok, perfetto, giustamente la fisica in questo gioco non ha senso. Allora qui la cattura l'abbiamo già fatta nello scorso episodio, per l'appunto non ho idea di cosa abbiamo fatto. Sta di fatto che questa zona qua è molto bella e tipo abbiamo dovuto fare il giro storto perché qui c'erano i simpaticoni del culto infernale che ci bloccavano la strada. Cos'è quella roba lì? Un'iperpozione ci servirà molto. Non ho allenato la squadra perché non ho avuto tempo in generale e ragazzi, questa sarà la mia rovina perché io sento che lo prenderò profondamente nel culo. Ma questo è un altro discorso, va nel mentre. Manactus, livello 70. Allora, Sobek, voi Pokémon li avete già visti, non ho fatto sostituzione, quindi ciao. Sunlight, cosa vuol dire? Vuol dire che tu adesso mi fai qualcosa di cattivo? No, perché io sono di tipo drago e quindi lo prendo in quel posto. Dragon Rush. Dragon Rush, proprio best mossa 2017, però devi morire gentilmente. Lance, perché Lance? Perché sei un Pokémon di merda? Io perché devo prendere Florges? Tra tutti i Pokémon che potevi scegliere, proprio Florges, che non ti faccio niente neanche con le mosse di tipo acqua. Momenti, Croissant Poison, mi è piaciuto. Hashtag Croissant Poison, raga. Francesi che ci avvelenano. Darmanitan, ok, fermi. Dovrebbe andare bene, change. Io non dico più niente, ragazzi. Io non dico più niente. Se non una semplice cosa. Che cazzo sei, figliolo? Cosa sei? Quale malcapitato coito ti ha portato a nascere? Quale? Cos'era quello schifo? Mi sono sentito male per te. Per te mi sono sentito male. Ho voluto morire al tuo posto, figliolo. Niente ragazzi, abbiamo avuto l'onore di vedere un'altra forma Alola. Forma Alola! Cos'è quella roba lì? Ah, Menafi, ok, lol. Ma tipo, questi sassi qua. Ah, ok, questa cosa qua è fattibile, quella no. Mi piace. Buongiorno, no, no, non tu. Ok, perfetto. Tu sei molto più bello. Allora, affrontiamo il Rocket, ragazzi, che ha Cleffa. Quindi, Luke, grande scelta di Pokémon, devo dire. È di tipo folletto. Ora. Io devo bestemmiare con Triclef. Io devo bestemmiare. Hai finito di mandarmi condizioni di stato ad minchiam. Copycat, non mi copiare il gatto per piacere, che poi ti scrivo in privato se mi copi le miniature. Gallade, vediamo di morire. Perfetto, perfetto, la scelta migliore. Faint. Dai, escici da sta confusione, ci sei dentro dal 15-18. Olè. Non gli ho fatto una sega. Oh, finché fai false swipe, zio, tranquillo che... Non chiedetemi perché ho inviato lui. Non ne ho la più pallida idea. Bones. E fallisce. Chiaramente. Poteva non fallire. Oh, ti prego, buttalo giù. Oh, Gesù, grazie. Grazie, Greenwood, era ora. Ok, perfetto. Abbiamo battuto Harry, ragazzi. Non sapevo che Luke fosse il cosplay di Harry Potter. Ok, perfetto. Allora, fermi tutti. Furistor, che poi tipo io lo so che adesso che è uscito Ultra Sole Ultra Luna sta serie qua non se la caga nessuno, però sti cazzi. Tanto io porterò anche dei video riguardo a Sole Luna, tipo tutorial o curiosità, prevalentemente curiosità, magari anche tutorial. E poi tipo devo capire cos'altro fare per il canale perché non ho idee in questo momento, ragazzi. Sarò sincero, mi sono messo a registrare Insurgents perché non sapevo che altro fare, non sapevo che altro portare sul canale, quindi non lo so. Brave Bird. Tua madre in manicomio, però gentilmente, grazie, muori. Sliggoo, cazzo ti faccio io a te, mi apri il culo. Mi spani il culo, vai che scavali, io credo in te.
Allora, non so che mossa ho usato. Ok, ok. Non me l'aspettavo neanche io di fare la mossa giusta. Incredibile, non ho nemmeno fallito. Sto sinceramente amando la mia persona. Golurk, Earthquake, Iron Head, Switch. Switch perché veramente finisce male. Allora, fermi. Lance dovrebbe riuscire a evitare l'Earthquake. Perfetto. E se ti faccio un Aqua Tail, tu vai a casa. Chiamatemi Nostradamus, Creepidamus nei commenti, per piacere, perché qua c'è bisogno di certe cose. Allora, io non so se nel mondo esistono strumenti nascosti, io non ne ho idea. Sta di fatto che adesso entriamo in questa bellissima caverna. Montrose Int. Allora, visto che mi è venuta fuori la scritta, direi che è un'altra zona in cui fare... una bellissima, un bellissimo sacrificio a Satana. Che è dominante. Vivillon dominante, gigantesca sta cosa. Allora, perché io che voglio fare una cattura mi devo trovare davanti Vivillon dominante di un allenatore, tra l'altro? Perché mi sta per morire l'elefante Winkos? Non ne ho idea. Change, vai tu per piacere. Che sei l'unico che può creare qualcosa, Yurik. Se mi confondi, Dio, buono se mi confondi. Ok. Tendiamo, grazie, perfetto. Buon 2018 nel mentre, ragazzi. Tentacruel, allora, non dovrebbe essere un problema, perché tanto Sludge Wave non dovrebbe farmi molto, quindi Crunch. Curiamoci di nuovo, anche se io vorrei evitare di curarmi ogni 15 secondi, perché se vado avanti così, ragazzi, va tranquillamente a finire che io arrivo di sopra, mi becco il box. No, ho sbagliato Pokémon da curare. Io lo sapevo che un giorno andava a finire così. Io me lo sentivo che sarebbe andata a finire così. E non so neanche perché ho mandato lui. Raga, io me lo senti in cuor mio. Io me la sono sempre sentita questa cosa qua. Un giorno sbaglio e minchia, ho sbagliato. E meno male che ha appena missato idropompa. Ma porca puttana, Eva. Io lo sapevo che andava a finire così. Lo sapevo che andava a finire così. Roserade, cazzo me ne faccio di un Roserade. Lo mando a vendere le rose a Blur sto coso. Che poi anche qua, porca tre, ma contro i tipi veleno io c'ho un problema. Cioè, ma veramente non ci credo, raga. Ne ho fatte, raga, in questa serie di morte stupidi ne ho fatte. Però questa le batte tutte probabilmente. Poison Steel, porco tua sorella! Guarda che muore, incredibile. Allora, fammi una cosa. Stoppo, vado a prendere un po' di rimedi e poi torno. Perché sennò non si va avanti qua. Sono abbastanza convinto che quello non sia Upa. Direi che quello non è decisamente Upa. Gioco, cosa stai facendo? Ok, nulla, con questa chicca e adesso attiviamo il repellente direi che possiamo proseguire. Ci ho messo 2 giorni per tornare indietro perché ho incontrato un casino di gente. Allora, datemi sti... No, 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 non li ho presi i repellenti, giustamente. Ok, no, però ne ho 2, ok, per fortuna. Ho preso le Nuzlocke Ball in compenso, raga. Cosa sono? Non ne ho idea, so solo che parrebbero essere forti. E c'ho in squadra Pupenaz per un semplice motivo. Se c'ho un qualcosa per il quale mi conviene mandare un Pokémon che s'ammazzi, metto lui. Che al massimo, mal che vada, mi regge magari... Cioè, se va bene mi regge anche un colpo e mi fa guadagnare un turno. Nel mentre questo qua che manda in campo a ripetizione Pokémon Canidi, insomma, diciamo che è un appassionato di Bau Bau, ecco, potremmo dire. Magnitude 8, perfetto, vai a casa però. Ok, ole. Tra l'altro non so nemmeno a quanti minuti siamo perché ho dovuto tagliare la Madonna e quindi... C'ha le ali. Lui ha le ali. Lui ha le ali. Ha le ali e quindi io non posso attaccarlo. Mi sta salendo veramente la malattia del duce. Quindi adesso... Cos'è sta roba? Ah, efficace per 4. Perché tipo... Io non mi faccio domande, io vado avanti. Non mi faccio domande, vado avanti, vado avanti. Non mi faccio domande, io vado avanti, non mi faccio domande. Giraci, questo è un problema, signori. Questo è effettivamente un problema. Tra l'altro oggi ho dei capelli impresentabili. Cosmic Power...
Cosmic Power. Cosmic Power, sono fottuto. Yeah! La mia vita è inutile. Tra l'altro tra poco mi sa che mi attacca pure la divinazione. E dai, e dai, perfetto. È diventato Gesù. È diventato Gesù sulla croce. È diventato Gesù sulla croce. Magari va avanti di Cosmic Power. Tu c'hai veramente il cancro al cervello, però fatelo dire, cioè veramente. Sì, bravo, complimenti. Best Trainer 2016 proprio. Allora, proseguiamo da questa parte. Questa è una Timer Ball che non so... Hey. Creepy Stories, esperto di bestemmie a Satana. Tu perché sei lì? Dovevi aspettare che io scendessi e poi allora potevi salire. Allora sì, prima mi fai scendere dal mio Lapras di gomma. Stone Edge, ok, perfetto. Manco fossimo in Inghilterra. Terremoto, secondo terremoto. Moonblast, non mi fotti più. Bug della super efficacia che non sei un bug. Ciupa, mi sono fatto malissimo al braccio nel mentre. Ok, perfetto, tu mi farai scendere. Olè, oh, mettiamo davanti qualcuno di affidabile. Quindi non Greenwood. Lance, vai tu. Perfetto, allora proseguiamo nella nostra cavalcata trionfale verso la tristezza. Sono il più forte allenatore della regione. Abbiamo qua, raga, un esempio di modestia. Allenatore più forte della regione che chiaramente dimostra la sua forza con un bellissimo Magneton. Che, ridendo e scherzando, mi sta aprendo brutto colpo e paralizzato. Io poi mi dite come faccio a non inveire contro quella bravissima donna della mamma di Gesù. Voglio solo che me lo diciate. Gyro Ball, muori. Efficacia per 4, ciupa. Floet, che cazzo è Floet? E qual è? La prima, la seconda, la terza, la seconda. Interessante. Ragazzi, sento odore di inculata. Sento odore di inculata arguta. Inculata arguta è una malattia recentissima. Woodhammer, devi morire figliolo, se no altrimenti siamo fottuti. Ok, grazie per essere morto, mi hai veramente salvato la vita, paradossalmente. Ok, perfetto, abbiamo battuto l'allenatore più forte della regione che, ridendo e scherzando, mi ha letteralmente spanato il culo. Con un critical di merda. Ok, perfetto, siamo a 4 Pokémon in squadra e Pupenaz che non è un Pokémon, perfetto, interessante. Come faccio a raggiungere io quella cosa lì? Devo avere mi è andata via la voce. Devo avere Scalarocce, io vedo cose. Ok, interessante. È appena arrivato un puffo, bellissimo. Calriff, cosa? Non dovresti essere a lavoro? Cioè, poi il puffo è il capo palestra, però vabbè. Dovrei esserlo. Ma il popolo di Enferite aveva un piano diverso per la mia vita quest'oggi. Non c'è tempo per spiegare. Hai già visto le persone di Silent City mettermi gli occhi via addosso? Ho già visto, probabilmente. Devono aver visto la trasmissione che ha messo Zenith. È il momento di andare, ti spiegherò tutto sulla strada. Ok, perfetto. Aia, pessima cosa. Pessima cosa, aia, lo sapevo. Sapevo che Darkrai stava stesse seguendo la mia sorella. Sapevo che Darkrai stava seguendo mia sorella. Sapevo che she was luring it in somehow. Lo stava luring, non so cosa voglia dire, fate attraendo in un qualche modo. Ma perché? Perché? Perché Darkrai non dovrebbe scegliere me? There's got to be something else going on. Ci deve essere qualcos'altro che sta andando, insomma. Non si traduce letteralmente così. What does Diana have that I don't? Che cos'ha Diana che io non ho? Perché Diana... Ah, che cos'ha Diana che io non ho e che Darkrai sta cercando? Cioè, non è importanza. Li pedinerò. Sono sicura che riuscirò a portare la giustizia per ciò che lei mi ha fatto. E poi andrò a prendere Darkrai. Oh, ciò sarà veramente fantastico. Ed io in tutto ciò sono uscito dal monte, mi pare... Più che giusto. Allora, in questa zona qua abbiamo già fatto la cattura perché appena fuori è lo stesso percorso prima di entrare nel monte. Affrontiamo questo mangiafuoco. Io, raga, dovete spiegarmi perché i mangiafuoco dovrebbero essere vestiti di blu e dovrebbero sputare fuoco blu. Io è davvero una cosa che non riesco a concepire. Se mi fai tipo un pietrataglio impazzisco. Ok. Porca troia, mi hai fatto malissimo, frate.
Mi hai aperto. Muori. Muori. Switcha, switcha assolutamente. Switcha. Oh, per un attimo ho riflettuto e ho detto no, 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 dobbiamo switchare qua. Allora, lui dovrebbe essere difensore speciale. E infatti è difensore speciale perché Greenwood lo... Greenwood, volevo dire Woodhammer, vaffanculo, già sto impazzendo. Ok, perfetto. Allora, fermi, curiamoci. Cosa, che ho avuto un infarto. Però Lance, devi, ti prego, svegliarti, se no non ce la si fa più. Minchia, per un attimo non... Cosa è successo ai tuoi genitori? Mi hanno... Sono andati a combattere degli allenatori, oh, mi spiace, è peccato. Che figata sto posto. So già che lo prenderò in culo a sangue, però è comunque figo. Ok, continuiamo a usare il repellente. X Speed F2, non so che cazzo sia, sembra veramente la sigla dei cazzo delle etichette dei prodotti dell'Esselunga. Questo video è sponsorizzato da Esselunga. Vabbè, ci ho fatto l'abitudine, dai. Hai un po' il tumore? Pochino, pochino, tanto. Ok, perfetto, ancora un full heal. Ok, ok, perfetto. Sarai... Se mi... Cosa ti porta ad avere queste distrofie? Conosci solo sta mossa? Che verso brutto che ci avevi, tra l'altro. Spiritomb, vediamo se riusciamo a mandarlo giù. Non penso, invece sì, incredibile. Penso fosse tipo acqua, fuoco, quel coso lì. Ho visto una fiamma, ho visto dei tentacoli. Io non lo so. Non lo so, aiuto, mamma, ti prego. Perché mi hai fatto aprire un canale YouTube? Non potevi tirarmi due cazzotti quel giorno? Ma sei un cazzo di ninja. Ah no, sei un ladro. Hai Metang, fammi controllare se sotto il braccio c'hai un Natu Shiny. Ciao Luke, ti vogliamo bene. Ti vogliamo benissimo, raga. Se non conoscete la storia del Natu Shiny, non lo so, rimediate in un qualche modo. Fatevela spiegare da Rocket, perché è leggenda allo stato puro. Electabuzz sarebbe stato molto utile. Sarebbe stato, dicevo, molto utile avere Merkel in squadra, perché così avrei potuto buttarlo giù subito. Raga, mi sa che finisce male a sto giro. Mi sa che finisce davvero male. Screech, io posso solo farti Woodhammer. Quindi adesso ti becchi un... Dio buono, Dio, io tra un attimo impazzisco. Io tra un attimo impazzisco. Lancio le mie palle contro qualcuno. Io tra un attimo impazzisco. Sobek, vai, ti prego. Io so, credo in te, superpower. Ok. Ok. Ok, forse sarebbe stato intelligente, non dico giusto, ma intelligente, allenarmi i Pokémon. Ora, io dovrò trovare un sostituto di Drapion e uno di Merkel. Non ho idea di che Pokémon prendere, non so veramente che cazzo fare. E... Che è sta roba qua? Cos'è questo? Un bersaglio? Ok, cioè già ci faranno il torneo di bestemmie, di... Oddio, è vero che è di tipo drago, ci sono rimasto di merda, raga. Non ho avuto un attimo di defiance. E nulla, ci fanno il torneo di freccette probabilmente qua. Ma questo qua è sempre Monte Rose interno. Sì, ok, perfetto. Allora, proseguiamo. Non so sinceramente a che minuto siamo, ragazzi. Saremo circa a 18, quindi direi che possiamo tranquillamente proseguire. L'orto di mio nonno. L'orto di mio nonno. Interessante l'orto di mio nonno, davvero. Porca troia, t'ammazzo. No! Muori, sono rimasto bloccato con oltraggio perché mi ha fatto un critical, se è un problema. Mandalo giù, mandalo giù, mandalo giù, mandalo giù, mandalo giù, mandalo giù, mandalo giù. Da un dinosauro. Da un dinosauro, ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Aqua Tail, non ci credo. Dai, ma che cazzo di culo di merda. Ma non si può vivere così. Ma non ci crederò mai. Chi questa qua? Tu chi cazzo sei? Forse siamo quasi arrivati alla città, raga. Non vorrei dire, ma... No, 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 aspetta, 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 aspetta. No, no, perché sono entrò? No, no, ho fatto lo stesso errore di prima. Ho fatto lo stesso errore di prima. Ho fatto lo stesso errore di prima. Switcha, 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 switcha. Switcha, 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 switcha. No, 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 questo c'è Hurricane. Fermi, mandiamo Armin.
Mandiamo Armin. Tailwind cosa fa? Oh cazzo, attacca per primo. Oddio, sento rumori stra... Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ok. Va bene così. Va bene così, Vulpix. Posso scegliere solo te, figliolo. Posso scegliere solo te. Non fare mosse storte, ti prego. Fire Blast, aia. Aqua Tail, muori. Ok, perfetto, ci siamo capiti. Ci siamo capiti. Anchorow. Armin. Prima, se non sbaglio, ho letto City. Non vorrei dire, ma forse siamo effettivamente vicini a una città. Tra l'altro, Quash che cazzo è? Sembra un piatto tipico africano. Il Quash. Ok, perfetto. Dimmi che siamo arrivati alla città, ti prego. Che cazzo è? Cosa merda è? Allora, direi di... A parte che... Cioè, ma cos'è, raga? Ma è buggato, è fatto così, non so. So solo che ho perso 3 Pokémon per dei motivi deficienti. Cioè, no, allora, uno l'ho perso perché mi sono curato per sbaglio. Un altro l'ho perso... Perché? Non mi ricordo nemmeno io perché l'ho perso. Veramente. E l'altro... Ah? Ok, va bene. Una tomba. Cioè, non dovrei essere felice perché c'è una tomba, però vabbè. E tipo, l'altro l'ho perso perché mi ha crittato a caso. Non ho letto. Smooth Rock, Hard Stone, Ground Jet. Finito? Grazie. Ok, tu potresti essere molto utile. Ah, forse è pece questa. Potrebbe essere pece? Io non so veramente dove stia andando. Sto parlando con le persone a caso, ma io non so dove. Di qua è un'altra cosa. Quindi Rose Crater, ok, aspettiamo per entrare nel Rose Crater. Prima devo cercare di capire dove cazzo sono finito, raga, no, veramente. Mi sono perso in sta città, è tutta nera, Dio mio. Allora, parliamo un po' con la gente a caso, raga, e poi dopo proviamo a fare una cattura nella televisione, sperando di ottenere uno Spinda. No, grazie. Sperando di ottenere un Pokémon decente da mettere in team, perché veramente nel nostro box le riserve sono abbastanza scarse, purtroppo. Allora, entriamo qua dentro, che sembra la casa dei poveri. È effettivamente la casa dei poveri. Non ho capito cosa hai detto, non voglio saperlo. Tu ho già parlato, non mi ricordo. Oh, questa qua è la tomba, lì c'è pure una Pokéball. Shrine dedicated to the late King Verzrin. He seemed to be a hero of the distant past. I details concast include information of true origin. Ok, perfetto, è quello che... Cos'è sta roba? Non lo imparerò mai. È quello che tipo ha... aveva unificato Torren, se non sbaglio, prima ancora che arrivasse il primo Augur. Allora, vediamo un attimo di ottenere un po' come decide. No, per piacere, te lo chiedo. Tra l'altro mi sa che non mi sono curato, quindi forse è il caso che mi vado a curare, perché se perdo obiettivamente un Pokémon pure contro il Pokémon della televisione... Ma forse mi sono curato. No, ok, non mi sono decisamente curato. Dicevo, se perdo un Pokémon anche contro la televisione potrebbe essere un serio problema. Allora, perfetto, direi che come prima cosa depositiamo i morti. Sto finendo il box, signori. Io vi dico solo questo. Sto finendo il box. Allora, poi prima di concludere l'episodio magari decidiamo chi mettere nel team. Allora, fatemi mettere giù anche Pupenaz, che non serve a niente. Madonna, raga, che strage sta serie, però. Mamma mia. E pensare che io dicevo che sarebbe finita subito, invece sta durando fin troppo, ma con troppe morti. Io non volevo arrivare a 20... Cosa siamo? 27? 27 dovremmo avere. 27 morti! Cioè, ci rendiamo conto? Ok, dai, per piacere. Non so come interpretare sta cosa, davvero. Non so proprio come interpretarti. Scusami. Ti ho preso, ma... Venipede, non lo so, è una forma delta? Sì, decisamente. Rock Fire, potrei anche metterlo in squadra volendo. Non so come chiamarlo. Lo chiamo un bruco, un venipede fuoco. Lo chiamo... non lo so, come cazzo lo posso chiamare un Pokémon del genere? Venipad. Lo chiamo maschio. Diventa uno Scolipad, però diventa tipo di fuoco. Non lo so. Non ne ho la più pallida idea, raga. Lo chiamo...
Non ne ho idea. È una scolopendra, giusto? Quindi lo potrei, lo potrei chiamare. Non ne ho idea. Lo chiamiamo. Lo chiamiamo Flame. Non ho proprio idea. Perfetto, lo chiamiamo Fiamma. Ok, avrei potuto chiamarlo Magma. Ok, perfetto. Peccato che mi è venuto in mente dopo. Allora, verosimilmente metterò lui in squadra e poi raga ne scelgo altri. Adesso do un'occhiata veloce nel box insieme a voi. PS, non so assolutamente a che minuto di registrazione siamo. Non lo voglio sapere probabilmente. Allora, a parte che me l'ha messo nel box dei morti. Non è vero. Ah, me l'ha messo in squadra, giustamente. Allora, fermi, fatemelo vedere un attimo. Sì, è un buon Pokémon, decisamente. Metterò in squadra lui, probabilmente, raga, lo farò allenare finché non diventerà un coso. Butterei dentro anche Pidgey, quasi quasi, per il tipo volante, che noi, se non sbaglio, non abbiamo. Avrebbe il suo perché mettere lui. E poi chi ho perso? Ho perso Donphan. Potrei andare di Piloswin. Cioè, ce l'hai forza antica? Dimmi di sì, ti prego. Non hai forza antica, quindi non ti evolvi. Sì, no, un altro lui no, ti prego. Sicuramente lui. Raga, proverò per la 15ª volta a riadattare Zoroark. Cioè, io ci provo, poi vedremo. Comunque, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. E premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.